26 agosto e iniziamo il ritorno dalla Scalaccia e dintorni, il giro in kayak più lungo dell'estate. E sono sempre sul mio nuovo Evolution 2.0 in carbon Kevlar della Nautica Mannino. E intanto si sta alzando il vento e, quasi superfluo dirlo, il vento è girato e ora è contrario, quindi vento e corrente contraria all'andata e vento e corrente contraria al ritorno. Che bello per il giro più lungo! Ma non pensiamo al vento e godiamoci lo spettacolo. Fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Dovremmo essere parzialmente protetti dal vento da questi scogli e quindi godiamoci le trasparenze del mare che sono favolose in questo tratto. Questo è un punto che io adoro, con queste rocce enormi che sono a sfioro dell'acqua. Purtroppo il vento e la corrente tendono a spostarmi verso questi enormi scogli e quindi non mi posso soffermare troppo a godere della loro bellezza. E salutiamo anche questo gruppetto di meduse cassiopea.
diamo una piccola accelerata alla pagaiata in modo da passare prima che si tuffi qualcun altro e infiliamoci in questo budello che è una favola spettacolare. Soffermarmi di più al ritorno in questo punto dove c'è il canyon, il laghetto e tutti quei punti che mi sono sempre piaciuti molto da esplorare, ma questo vento contrario crescente non mi lascia tranquillo, quindi puntiamo al ritorno senza troppe perdite di tempo. Prestiamoci a godere di questo altro tratto tra gli scogli e il monte e poi penseremo solo a pagaiare per tornare alla base. Ma ora godiamoci questo tratto, le sue trasparenze e i suoi contrasti cromatici da favola. Questo tratto di mare è veramente unico. Assaporiamoci questo spettacolo fino all'ultimo secondo, con tutta la calma di questo mondo, anche perché poi ci sarà da pagaiare e da far fatica. Thank you.
scandaloso. Le immagini non rendono giustizia. È ancora più bello da qui. Paradiso e poi faremo un balzo in avanti. E voilà! Corrente contraria al ritorno, è girata, era contraria anche all'andata. Comunque, siamo già arrivati più o meno al trave. Da qui in poi è il solito tratto che conosciamo bene. E voilà! Ultimo balzo in avanti, qui abbiamo appena passato il trave e per questo video abbiamo finito. Un ultimo saluto e il resto lo vediamo sul percorso tratto dal GPS con i dati riassuntivi di tutto il giro, ovvero 33,4 km, 6 ore e 22 minuti. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro sono terminati, ciao, alla prossima!